Per la prima volta nella storia americana il discorso sullo Stato dell'Unione viene rimandato e questo fa dell'evento già un unicum. Donald Trump terrà stasera, quando in Europa sarà notte, la tradizionale orazione di inizio anno al Parlamento, posticipata a causa dello shutdown, il blocco delle attività amministrative, conseguenza del mancato accordo sul bilancio, arenatosi sulla contrarietà dei democratici a finanziare il muro anti-migranti al confine messicano. Non ci si aspetta che Trump porga un ramoscello d'ulivo. Non immagino che i democratici lo contrastino prontamente né che i repubblicani si asterranno dall'applaudirlo. Il muro al confine col Messico, la cui costruzione sembra sempre più difficile e più in generale d'agenda per gestire l'immigrazione e lo stato dell'economia nazionale, ci si aspetta che siano al centro del discorso presidenziale. Trump parlerà di quanto si sia rafforzata l'economia dal suo insediamento e dei dati recenti sull'occupazione. Parlerà, sebbene il tema sia controverso, dello stato della lotta all'ISIS. Tutto mentre sulla testa del presidente aleggia l'inchiesta Russiagate, con tanti dei suoi più stretti collaboratori sotto indagine, e mentre divide la gestione di Trump della politica estera, dalla guerra commerciale con la Cina alla gestione delle relazioni con la Corea del Nord.